Oggi preparo tagliatelle con carbonara di asparagi. Vediamo gli ingredienti. Un cestino di asparagi bianchi. Questi sono proprio delle primizie, eh? Due cipollotti novelli. Una battutina di guanciale. Due uova, ma solo la rossa, eh? Del parmigiano grattugiato e ovviamente delle tagliatelle. L'idea del piatto è semplicissima. Gli accoppiamenti, normalmente si fanno gli asparagi con le uova ed è un piatto classico. Poi la carbonara la conosciamo tutti quanti. Cosa ho pensato di fare? Ho pensato di fare praticamente una piccola proprio introduzione con un po' di guanciale, quindi un soffrittino di guanciale in pochissimo olio, della cipolla e poi soltanto le punte di questi asparagi, diciamo dalla metà in su che poi taglieremo a rondelle. L'altra metà non va buttata via. Va cotta praticamente insieme alle tagliatelle, chiaramente in due recipienti separati, poi vedrete, in modo tale che l'acqua di cottura delle tagliatelle è insaporita anche dalla parte dell'asparago. Poi farò semplicemente prenderò delle rosse di queste due uova, le sbatterò con del parmigiano grattugiato e a ingentilire un po' di pepe bianco. A me piace molto il pepe bianco, ha un aroma molto molto particolare. Questa è praticamente l'idea. Quindi, come dire, ingredienti che vanno anche a coppie e poi possono essere anche prese tutte intere. La coppia, ripeto, asparagi uova e poi la carbonara classica. Quindi, vediamo, è la prima volta che provo a farlo. Anche qui l'idea è mia. Uno dice che l'idea è sua, nel senso che mi è venuta a me in questo modo di farla, però secondo me in tutta Italia 100.000 persone la fanno più o meno allo stesso modo. L'idea vaga, gira nell'aria, non si sa mai a dove afferrarla. Beh, vediamo un po' come eseguiamo questa ricetta. Ecco, io prendo l'asparago, lo divido più o meno a questa altezza. E poi questa parte qua la taglio a rondelline, vedete, proprio anche piccole, si cuociono in niente in questo modo. E questa parte la metto dentro a un piatto. Quest'altra metà del gambo, ho detto che fine fa, va cotta, va a formare una sorta di brodetto, di brodo nel quale poi viene cotta la tagliatella. Ecco, faccio ancora quest'altro, questo è un po' più ciccioso. Anche questo lo taglio a rondelle. Oh, questi anche crudi sono buonissimi, con un po' di olio, un po' di sale, un po' di pepe. Metto da parte e continuo così con tutto questo mazzo di asparagi. Ve ne volevo far vedere uno bello grosso grosso, questo è proprio il ciccione della situazione. Togliamo la parte di sotto e anche qui tagliamo a rondelle. Quando voi fate le carbonare con anche delle verdure, il classico è quello là con le zucchine, con i fiori di zucca, però nulla osta a mettere sempre gli asparagi, qualcuno la fa con i carciofi. La verdura si accoppia molto bene con la pancetta e con l'uovo. Ed ecco le rondelle tagliate, ovviamente rondelle di asparagi bianchi, e gli scarti nobili per fare il brodo. È il momento dei cipollotti. Ah, questi sono meravigliosi, eh? Questi non vedo l'ora di tagliarli, guardate belli. Che belli che sono, anche qui proprio tagliate a rondelle. Questi
Questo è proprio un piatto primaverile a tutto tondo. L'unica nota che rimane un po', anche se volete autunnale, è la presenza del guanciale, ma basta metterne proprio poco, poco, poco. L'uovo poi, ripeto, ha più un aspetto di legante. E io amo tantissimo questo tipo di coltello per tagliare proprio le verdure e tagliarle proprio fini, fini, fini. Questi tipi di coltelli sono l'ideale. Questa è una degli ultimi acquisti. La coltelleria è utile in cucina, soprattutto il coltello più utile. Questo è per... Poi passo anche alla seconda, che prima taglio in due, in questo modo. Eventualmente tolgo anche la parte proprio più dura, quella esterna, e poi anche questa me la affetto pian piano. Ha un profumo molto molto delicato questa cipolla e per la prima volta non si piange. Ecco qua. Poi dopo più tardi faccio l'altra metà di cipolla. E anche la cipolla è pronta. E ora il momento del guanciale. Oh, guanciale abbiamo detto pochissimo, eh? Non dire neanche la grammatura, ma la faccio proprio vedere. Perché chiaramente dovrà stare da sfondo alla ricetta. Non dovrà essere molto aggressivo. Ecco, questa è la quantità di guanciale di cui mi servirò. Poi, non contento, se volete, lo tagliate ancora proprio a pezzettini piccoli, piccoli, piccoli. Oppure, se volete, fate come fanno a Napoli, l'allacciata, quindi praticamente la battono, ma io preferisco ancora che il pezzettino di guanciale si senta un po'. Ecco, vedete. Ed ecco il guanciale. Ecco le due rosse che ci serviranno. Aggiungo due, tre e quattro cucchiaini di parmigiano e poi del pepe bianco. Poco, non tanto. E poi la classica, chiamiamola sbattutina, in realtà è l'uovo che viene proprio mescolato. O se volete poi garantire anche un pochettino di, come dire, ancora più soffice, rendere più soffice questo sughetto, potete benissimo aggiungere leggermente un po' di panna. Non avendo la panna, ecco proprio un cucchiaio di latte. Un cucchiaio scarso, ecco, è decisamente più morbida e con questo sarà l'ideale, sì, meglio così. E ora passiamo alla preparazione vera e propria. Prendete una bella padella, la fate riscaldare ben bene, dopodiché, sono a mezzogiorno, aggiungete esattamente 2 cucchiai di olio d'oliva extravergine. La distribuiamo un po' meglio e quindi aggiungiamo il guanciale. Ripeto, molto molto poco. Aspettiamo che sfrigoli. Ed ecco il guanciale bello croccante. Che profumo! Abbassate la fiamma,
e aggiungete la cipolla che deve appassire lentamente. Non deve bruciare, ma soltanto ammorbidirsi. Per i restanti asparagi, cioè praticamente la parte che abbiamo detto dure, cosa faccio? Io metto in una bella pastaiola, un bel recipiente dell'acqua calda e poi metto praticamente la parte dura, diciamo, del nostro asparago. Successivamente aggiungo questo cestello in modo tale che mi rimane nella parte sottostante. Accendo la fiamma e la passo sul fuoco. Siccome là dentro io cuocerò anche la pasta, aggiungo anche un po' di sale grosso, non tanto, basta così. Quel brodo che vado a preparare mi servirà anche poi per irrorare eventualmente la parte di cipolle e di asparagi che si staranno cuocendo nella nostra padella. Ora aggiungerò infatti nella padella gli asparagi, le punte degli asparagi. Le cipolle sono belle brasate, aggiungo le punte degli asparagi che ho tagliato a rondelle, tutte, ecco così, vai, va. E do una bella mischiatina. Per non farli diventare proprio secchi gli asparagi, vedete che io ora aggiungo un pochettino di acqua, di brodo. Gli asparagi, cioè quello fatto con le gambe degli asparagi, con la parte dura. In questo modo il sugo sarà molto morbido. Ecco, così va bene. Ora man mano verso la fiamma si asciugherà un po' e fra poco caliamo anche le tagliatelle. Ho il tempo di cottura degli asparagi è molto molto breve, 10 minuti al massimo, con le punte se sono tenere. È il momento di calare le tagliatelle. Vai! Cottura 7 minuti. Le tagliatelle sono pronte e quindi con la pastaiola deversiamo sugli asparagi e mescoliamo. Ecco, continuiamo a mescolare. Ormai le tagliatelle sono pronte. Ora dobbiamo spegnere la fiamma. Ecco, ricordate che questa operazione qua va fatta a fiamma spenta. Versate l'uovo, eventualmente mettete un pochettino di tagliatelle giusto a pulire quel po' di uovo che è rimasto, ecco qua, e ora una bella mescolata.
Ecco, una volta messo l'uovo e quindi praticamente a fiamma spenta, questa è la cremosità che deve raggiungere la vostra cremosità, la vostra carbonara. Deve essere cremosa, non azzeccosa, cremosa. Ora prendete un mestolo e un forchettone e avvolgete il nido. E ora rilasciate praticamente il vostro nido. Sulla sommità mettete un po' di asparagi, le puntine, e tutti a tavola. E buon appetito! Io aggiungo un altro po' di pepe, che mi piace, e do un'assaggiata. Ho assaggiato prima il sugo, eh. È delicatissima. La pancetta quasi, sì, il guanciale è quasi assente. Decisamente un buon colpo. Ecco qua, vedete poi la parte di asparagi, le punte degli asparagi. Meraviglioso. La farò ascoltando. Facile. Ok? Ciao, alla prossima.